Sì, il tuo telefonino è abbastanza per pubblicare reel strepitosi, per girare episodi di YouTube e anche per creare il tuo primo videocorso. A volte però è utile dotarsi di attrezzatura extra per semplificarti la vita o per stupire con i tuoi video. Dopo la sigla ti racconto 12 strumenti che ti possono tornare utili. Ben ritrovati immaginativi su questo canale dove impariamo a girare, montare e pubblicare video, ad iniziare proprio dal tuo telefonino, perché anche con quello puoi realizzare video assolutamente professionali. L'importante è conoscere trucchi e strumenti, come vi spiegherò in questo video. Se ti piace però l'iniziativa, iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti, ma anche e soprattutto perché è bello sapere che ci sono persone che sostengono l'iniziativa, soprattutto in quei momenti dove la motivazione mia viene a mancare. Prima di iniziare con l'elenco, voglio specificare che ci sono diverse tipologie di video e ognuna di queste richiede strumenti e attrezzature particolari. Quindi cercherò di mettere in relazione gli strumenti proposti in base al tipo di ripresa che è, per cui è stato pensato. Il primo strumento di cui dotarsi è un microfono. Ovviamente il microfono è indispensabile se stai pensando di girare un tutorial o un videocorso, mentre te ne puoi serenamente dimenticare se hai in mente di girare i video musicali per TikTok o Instagram. Il perché è indispensabile un microfono? Perché mentre la qualità video delle videocamere, più o meno di un qualsiasi telefonino, è soddisfacente, la qualità invece dei microfoni è scarsa, o meglio, è stata pensata per registrare a distanza spannometrica tra la fonte sonora, la vostra bocca e il microfono. I microfoni più diffusi e anche più abbordabili dal punto di vista economico sono i microfoni a pulce, quelli piccolini che si nascondono nei vestiti, oppure i microfoni a fucile, quelli lunghi che si agganciano al telefonino, e poi vedremo meglio come. In questo post ho elencato alcuni tipi di microfoni con relativi link. Parlo sempre comunque di microfoni con il filo. Se ti interessa invece l'argomento microfoni senza fili, lasciamelo scritto nei commenti. Ovviamente la differenza è che alzano direttamente il budget, però sono un'ottima opportunità soprattutto per alcune tipologie di riprese. Il secondo strumento è il treppiedi o cavalletto. Il cavalletto è indispensabile quando tu giri un videocorso o un tutorial. Ma è molto utile anche quando fai un tipo di riprese più documentaristica con la camera che si muove, perché ti può sempre capitare di voler invece realizzare un'inquadratura ferma e quindi il cavalletto diventa il tuo primo e più abbordabile assistente che tu possa avere. Ti mostro in questo video due tipi di cavalletto. Uno è quello classico, si mette a terra e ha l'altezza normale per le riprese, quello che va tra almeno 156 centimetri per poter essere posizionato all'altezza degli occhi di chi è ripreso, oppure ci sono anche più alti. Ti consiglio sempre di controllare l'altezza dei cavalletti perché ce ne sono e ne vendono spesso anche di più bassi e quindi poi magari non sono utili se ti vuoi riprendere mentre sei in piedi. L'altro tipo di treppiedi invece sono quelli piccolini, da tavolo, ma questo in particolare ha le gambe snodabili, quindi non solo lo puoi appoggiare su una superficie piana, ma lo puoi agganciare anche per esempio, ad un ramo di un albero, oppure a una staccionata e può tornarti utile in davvero tante situazioni. Terzo, il gancio. Non so come altro definirli, ma sono aggeggi come questo, che hanno la funzione di afferrare il tuo telefono con dei morsetti che possono essere a vite o a molla. La loro funzione è quella di poter agganciare il telefono a qualcos'altro. Ad esempio, un gancio come questo ha proprio la funzione di agganciare il tuo telefono e dotarlo così di una vite da un quarto di inch per poterlo fissare a un cavalletto come quelli che abbiamo visto al punto 2. Mentre invece, e poi in alcuni casi come questo, lo dota anche di una slitta dove poter inserire
è un microfono, ad esempio, a fucile. Quest'altro invece è un gancio molto più semplice, è a molla e direttamente ha un braccio lungo snodabile detto a collo di cigno e in fondo un morsetto con cui poter fissare il tuo telefono a una superficie tipo quella di un tavolo o quella di una mensola. Quarto, la luce. Se giri video di viaggio in esterno puoi anche saltare al capitolo successivo, ma se giri in interno una tipologia di video tipo tutorial, pensaci seriamente, perché è senz'altro vero che i telefoni hanno sensori sempre più performanti, anche in condizioni di scarsa luce, ma spesso comunque la luce in interno non valorizza il vostro viso. Quindi vi posso assicurare che una buona illuminazione è il modo migliore per eliminare occhiaie, rughe, e vi posso assicurare che non c'è make-up che tenga a un'illuminazione orrenda. Il primo strumento di cui dotarsi, quello più semplice e economico, è un ring tipo questo, da 10 pollici, piccolino, ma a una distanza ravvicinata dal vostro viso fa la sua funzione. Tra l'altro questo me l'hanno anche regalato e sono stata molto felice di essere stata considerata una piccola influencer. Comunque strumenti tipo questo vengono venduti anche direttamente con un kit dove ci sono anche ganci e cavalletti, tipo quelli che abbiamo visto prima. Ovviamente i cavalletti non sono proprio cavalletti, sono stativi un po' instabili, ma per iniziare fanno la loro funzione. Oppure l'alternativa è usare due lampade simmetriche e bastano due semplici lampade da scrivania a cui cambiate la lampadina. Però spiego tutto in questo video, quindi non vi dilungo oltre in questo. Quinto, una chiavetta di memoria esterna. Questa invece è utile soprattutto a chi gira video di viaggio e sta tanto tempo fuori casa con un'attrezzatura leggera e quindi tendenzialmente non si vuol portare un computer portatile per scaricare tutto il girato. Lo spazio di memoria di archiviazione di un telefonino è limitato, anche se sono sempre maggiori i video di conseguenza diventano sempre più pesanti, magari hanno una definizione superiore, quindi una chiavetta tipo questa ti risolve la vita, perché quando magari sei in giro e ti sei dimenticato di pulire il telefono, in relativamente poco tempo puoi collegarla e scaricare tutto il tuo girato, liberare così spazio sul telefonino e continuare con le tue riprese. Questo modello mi piace particolarmente perché puoi usarlo sia per Android che iOS e si collega tramite USB direttamente al tuo telefono. Sesto, una batteria esterna. Non è qualcosa di indispensabile, ma è utilissima soprattutto a chi gira tanto fuori casa, quindi documentazione di eventi o di viaggi. Perché? Perché girare video consuma tanta batteria, perché tiene costantemente acceso lo schermo del tuo telefono e quindi il consumo è elevato. Se poi vuoi riguardare quello che hai visto, il consumo si raddoppia. Avere una batteria potente in borsa mette tranquillità, almeno io la vedo così, perché sai di non rimanere senza il telefono. Mi sono dimenticata di dirvi che tutti gli strumenti, l'attrezzatura che vi mostro è poi linkata in descrizione sotto, e quindi se vuoi capire meglio di che cosa si tratta o il costo, basta seguire il link e quindi hai dei riferimenti che cambiano nel tempo e si aggiornano. Settimo, un Witty Power. Difficile che tu conosca questo, perché è un nuovo e innovativo prodotto tutto italiano. Questo è stato un regalo che mi è piaciuto tantissimo. Che cosa fa? Semplicemente interrompe la carica del tuo telefono quando la batteria è arrivata al 100%. Io ho letto tutta la loro documentazione e tendenzialmente i telefonini non lo fanno in automatico, anche perché è intuitivo che le case di produzione non abbiano nessun interesse a farlo. La verifica che ho fatto io è che quando ricarico il mio telefono e raggiunge il 100% di carica, il simbolo del lampo rimane acceso, mentre invece con Witty il simbolo del lampo si spegne e in maniera ancora più carino l'interruttore rosso si spegne anche lui. Funziona in maniera molto semplice perché basta inserire Witty Power nell'ingresso USB e poi agganciare, mettere in carica il tuo telefono, ma anche diversi altri tipi di dispositivo a carica USB. L'unica cosa che ti devi ricordare di fare è schiacciare l'interruttore in modo che diventi rosso, se no non inizia a caricare. Quando poi è completamente carico te ne accorgi subito perché l'interruttore si spegne.
Il link per l'acquisto è sotto in descrizione e c'è anche un codice sconto col mio cognome. Comunque è scritto tutto sotto. Ottavo, un adattatore mini jack, perché può essere che tu abbia acquistato un microfono per la tua videocamera o macchina fotografica che vuoi utilizzarla per un telefonino o per un computer portatile. Ecco, se tu lo inserisci direttamente, questo non funziona. Però ci sono appunto adattatori che fanno proprio questo. Questo tipo di adattatore funziona da microfono per macchina fotografica a microfono per telefonino, mentre invece questo funziona al contrario, perché può essere che tu abbia acquistato un microfono per il telefonino che vuoi invece iniziare a utilizzare per la tua macchina fotografica. Non un convertitore da mini jack a USB-C o Lightning. Anche qua è possibile che tu abbia acquistato un microfono per il tuo vecchio telefono che aveva l'ingresso tondo, quello delle cuffiette, il cosiddetto mini jack. I nuovi telefoni, sempre meno spesso, hanno quel tipo di ingresso che viene invece soppiantato dall'ingresso digitale USB-C o Lightning. Quindi esistono dei cavetti, dei trasformatori come questi, appunto per convertire il segnale da analogico a digitale. Decimo, un gimbal. E con gli ultimi tre strumenti cerco di riaccendere l'entusiasmo con attrezzature più divertenti e creative. Se non ne hai mai visto uno, un gimbal è questo e ha la funzione di stabilizzare le tue riprese. È utile soprattutto quando ti muovi e puoi riprendere mentre cammini. Infatti il telefono si aggancia nel morsetto e poi lo conduci attraverso la manopola. Il gimbal ha al suo interno degli stabilizzatori elettronici, quindi è in grado di attutire i colpi dei tuoi passi e quindi anche se sei un operatore meno esperto ed allenato, puoi riuscire a creare delle riprese fluide anche quando cammini, senza appunto quell'effetto che è tipico della ripresa amatoriale. 11, uno stabilizzatore, o meglio, questo attrezzo che si fa chiamare stabilizzatore. In realtà è una cornice dove fissare il tuo telefono e due maniglie per poterlo afferrare saldamente. È più complesso da utilizzare di un gimbal perché non ha un sistema di stabilizzatori elettronici al suo interno. Il lavoro di attenuare i colpi lo devi fare tu con il tuo corpo. Allo stesso tempo, però, puoi realizzare delle riprese molto più fantasiose e creative rispetto a quelle che puoi fare con un gimbal. Questo particolare modello, inoltre, ha tre slitte lì sopra dove puoi fissare un microfono esterno e due pannellini LED con cui illuminare la scena. 12, una base rotante, questa, che non ho ancora mai provato, ma mi sembra molto interessante per tutte quelle persone che vogliono realizzare dei video muovendosi nello spazio, che può essere una cucina, un laboratorio o il salotto di casa. Basta fissare il telefono e la base si muove e segue i movimenti della persona inquadrata. Questo modello mi sembra il migliore perché non è particolarmente costoso e quindi lo si può sperimentare senza avere troppe aspettative, ma soprattutto perché ha una videocamera propria alla base ed è quella che segue il movimento. Ci sono altri strumenti che fanno una cosa simile, ma solitamente hanno bisogno dell'applicazione proprietaria e questo rende il tutto più complesso quando la si vuole utilizzare per delle dirette. Va detto che questo strumento funziona grazie al riconoscimento facciale, quindi se ci sono due persone inquadrate è molto probabile che il sistema di riconoscimento vada in tilt e la base rotante non segua più i movimenti, secondo i movimenti sono comunque a seguire e abbastanza lenti. Quindi, se stai pensando di utilizzarla per ballare in uno spazio, quindi con movimenti abbastanza ritmati e veloci, è probabile che questo non sia lo strumento adatto. Ecco, io ti ringrazio di essere ancora qui. A conclusione di questa lunghissima carrellata sugli strumenti per il tuo telefonino, se hai qualcosa da segnalare o se vuoi che approfondisca qualcosa, lasciamelo scritto nei commenti perché tutto quello che scrivete è comunque per me motivo di ispirazione. Ti ricordo che ho anche una guida gratuita in PDF che si chiama Crea il tuo set TV, dove approfondisco l'attrezzatura video e non solo per telefonino.
La puoi avere iscrivendoti alla newsletter qua di fianco e ricevi la guida e anche le mie newsletter in cui racconto un pochino il dietro le quinte di questo mio canale YouTube. E ora è il momento di mettere in immagine la tua storia per creare la visibilità che meriti.